Il tema è naturalmente la sostenibilità, e questa sostenibilità è data dalla sostenibilità ambientale, ma anche dalla sostenibilità economica, dalla sostenibilità sociale, e quindi bisogna cercare di arrivare a un equilibrio. Un equilibrio che tiene conto di tutto quello che è stato costruito, per esempio, negli incontri di Pordenone più facile, che noi ci siamo letti, da tutte le centinaia di articoli scritti dalla stampa locale, dai contributi dati dai cittadini, dove sono emersi una serie di temi. Non è che l'abbiamo messo in ordine, abbiamo fatto le ricorrenze, le percentuali, però sicuramente l'immagine che è emersa dalla lettura di noi estranei che veniamo da fuori, ma che ormai conosciamo abbastanza bene il Pordenone, per vedere quello di cui si è parlato, ma anche tanti elementi di qualità di cui non si è parlato, alcune criticità di cui si è detto molto, ma anche alcune fortissime criticità di cui non si è parlato, perché non si considerano importanti, ma che invece sono emerse in tutto il loro peso, non tanto e non solo dal nostro lavoro di approfondimento, perché il testo unico dice già quello che deve dire, no? E basta leggerlo, ma anche dai lavori paralleli che sono stati fatti, le analisi idrogeologiche che hanno messo in luce le fragilità del territorio. Le fragilità del territorio che creano problematiche e un approfondimento che è stato fatto, bellissimo, in sede di Pordenone più facile, su un importantissimo sistema ecotecnologico che esiste a Pordenone, che ha rappresentato dai laghi, dalle sorgive, dai corsi, dai canali d'acqua, che creano un grande sistema ecotecnologico che ha permesso a Pordenone di essere 80 anni prima degli altri comuni, di lanciarsi nel sistema industriale, perché gli forniva l'energia che gli altri comuni non avevano, perché non c'era ancora la ferrovia e quindi non c'era ancora il carbone. È l'acqua la dominante e la costante della città, e noi abbiamo un esempio che gentilmente Corrado mi ha anticipato, un esempio che riguarda Olbia. Riguarda Olbia, riguarda una gara che abbiamo fatto, che naturalmente abbiamo perso, ma che vi proponiamo, questa è un'analisi, una cosa. Vi ricordate il 13 novembre del 2013 c'è stato un grande disastro ambientale a Olbia, ci sono stati molti morti. Ecco, questa era l'analisi del PAI, quindi mettendo insieme tutti i colori si vede la massima espansione delle zone di rischio che erano state pensate. E ora guardate, vai, la zona degli allagamenti. Potete andare a vedere in internet, no? Ci sono tutte le tavole del piano che si sta costruendo. Queste sono le zone degli allagamenti reali che si sono verificati il 13 novembre del 2013. E quindi noi vediamo che il discorso della prudenza insediativa, e poi in questo novembre del 2014 abbiamo avuto degli esempioni, ma questa cosa ci mette in luce come il nostro atteggiamento nei confronti del territorio deve essere di prudenza, di attenzione, e lo deve essere per problemi di carattere ambientale, ma anche di carattere economico, perché quello che costa essere improvvidi e imprudenti costa tanti soldi, può essere invece utilizzato per costruire la città più sicura. Quello che si spende per le idrovore, per ricontinuare a mettere l'acqua, come quando da piccoli si giocava col secchiello, può essere invece molto meglio utilizzato per migliorare la qualità. Sono cose eccessive, i dati e le analisi, ma anche le immagini del drone che avete visto all'inizio, che è arrivato un po' prima, visto l'immagine degli allagamenti, che è per Pordenone considerato un allagamento minore, e fa vedere la cosa. Bene, noi
nel costruire il piano struttura, quindi abbiamo tenuto conto di tutti questi elementi e abbiamo cominciato a costruire il piano tenendo conto di quelli che secondo noi dal punto di vista urbanistico sono i vantaggi e gli svantaggi dei tre scenari. I tre scenari si occupano dello sviluppo, della trasformazione della città e non sono il piano, sono una serie di elementi del piano e sono gli elementi che più sono stati citati in tutte le riunioni di Pordenone più facile. A Pordenone si è costruito troppo, la città è cementificata, allora noi abbiamo voluto rappresentare le possibilità alternative affinché si potessero descrivere e contare e quantificare e vederne gli impatti. Ecco, nella costruzione della piano struttura noi l'abbiamo diviso per layer, per zone, le invarianti, no? Le invarianti infrastrutturali che sono rappresentate dalla ferrovia, dall'autostrada, dalla Pontebbana, vai, il sistema idrografico di Pordenone negli elementi che conosciamo, il sistema delle aree verde, urbane e ambientali che si è costruito anche sulla base dei corsi d'acqua e che disegna e crea in gran parte la fisionomia ambientale della città, quello che noi chiamiamo il grande sistema ecotecnologico, cioè uno studio di Tessadori e di una collega che ha pubblicato su Pordenone più facile, che è bellissimo e che mette in luce questi elementi di qualità e è una storia che è stata tirata fuori da questo collega e che merita un'attenzione, perché questa è una macchina clamorosamente importante dal punto di vista ambientale, dal punto di vista energetico, per le possibilità che ha avuto e per le possibilità che ha. Attualmente il sistema ecotecnologico di Pordenone produce 1 megawatt istantaneo di energia intanto che siamo qui, ogni ora, no? È una macchina formidabile che ne potrebbe fare 6, 8 e quindi potrebbe essere un elemento di qualità per il rilancio della città. Ma andiamo avanti. Ecco qua abbiamo cominciato a strutturare una serie di ragionamenti che sono emersi anche dalle valutazioni che sono state fatte nel corso di questi mesi e che riguardano la necessità di cominciare a non separare, ma a creare un filtro, una barriera tra le zone agricole del nord e la sfrangiatura dell'abitato, dove sono presenti anche una serie di aree di trasformazione. E quindi noi abbiamo previsto un bosco di cintura che è un'area agricola dove però pensiamo che potrebbe crearsi un sistema di riqualificazione ambientale progressivo. L'agricoltura è in crisi, si riduce la PAC, c'è un cambiamento, l'area agricola a nord è molto bella ma anche molto edificata e quindi è un'area agricola un po' strana, no? Quindi si potrebbe lavorare per riqualificarla anche dal punto di vista ambientale, utilizzando le aree di trasformazione a nord per lanciare questo tipo di modificazione. Allo stesso modo esiste la possibilità molto concreta, utilizzando aree agricole ma anche di aree di proprietà pubblica, le aree di sedime delle varie infrastrutture, anche quelle della ferrovia, di creare un sistema di mitigazione delle infrastrutture nella zona sud della città e per esempio separare la zona residenziale dalla grande zona industriale sud, che è il cuore, anche se un po' malato, del sistema industriale della città. Vai. Ecco, il collegamento tra queste grandi aree che sono la zona centrale del Noncello, la zona sud delle barriere di mitigazione, la zona nord, abbiamo pensato di collegarle, come è giusto che sia, attraverso una serie di corridoi ecologici che collegheranno tra di loro anche tutti i servizi pubblici.
costruiti e non costruiti. L'approfondimento che abbiamo fatti, gli approfondimenti che abbiamo fatto riguardano essenzialmente, perché questo era il tema dominante all'inizio del piano, la quantità di sviluppo, la localizzazione dello sviluppo e il tema rigenerazione urbana o trasformazione esterna. Ma quello che naturalmente è da ridefinire è la riorganizzazione della città pubblica, e per fare questo bisogna scegliere le direzioni, la rotta e il modo di rigenerare, di riorganizzare la città. È un periodo di crisi e quindi la riorganizzazione è un tema essenzialmente di risparmio di risorse, di dislocazione di investimenti per riuscire a fare di più e meglio con meno soldi. Ecco, questa è la rappresentazione delle aree di trasformazione, delle aree di trasformazione che sono previste nella variante 77 e che sono all'interno e al confine nord e sud della città. Bene, rispetto alle opzioni che sono state messe a fuoco nei tre scenari, gli approfondimenti che abbiamo fatto e la valutazione dal punto di vista urbanistico, poi ci sarà anche una valutazione dalla valutazione preliminare che è stata fatta dal punto di vista ambientale, la considerazione che emerge è che si può optare per una serie di un mix di soluzioni. La città ha luoghi diversi e quindi una soluzione unica serve a rappresentare un'idea, ma nella organizzazione del suolo reale della città bisogna tener conto delle varie specificazioni. E quindi rispetto alle tre grandi scelte noi abbiamo pensato di proporre per il piano l'utilizzo delle aree di trasformazione previste nella variante 77 ad esclusione naturalmente di tutte le aree che hanno problemi idraulici e che nella variante di PAE, che adesso è in corso di osservazione, verranno escluse dall'edificabilità o avranno forti limitazioni. L'ipotesi di trattamento di queste aree, delle aree di trasformazione, per garantire la sostenibilità degli interventi è che nelle aree che sono su terreno libero, quindi greenfield, che sono attualmente dei prati, c'è un'analisi dettagliata dell'attuale utilizzo del suolo, si è pensato che il sistema migliore sia quello di una costruzione programmata in tempi successivi, quindi quote e quantità suddivise nei vari anni di validità dello strumento, possiamo dire 10, e quindi una quota controllata di sviluppo per le aree di trasformazione su aree libere, no? E un intervento di mitigazione preordinato all'intervento che è rappresentato dalla piantumazione preventiva, che è la seconda ipotesi che è stata fatta. Per quanto riguarda il tema invece delle aree di trasformazione, che sono sostanzialmente le zone B all'attuazione indiretta della variante 77, che sono sostanzialmente quasi tutte parzialmente o totalmente edificate all'interno del sistema urbano, si è scelto il discorso della compensazione, quindi la soluzione 3, che avviene attraverso una contestuale riqualificazione dell'edilizia esistente. In questo modo, per la prima volta, non solo si cerca di mitigare il nuovo che si costruisce, ma si hanno degli effetti positivi sull'esistente. Perché se interrogate i nostri bravissimi ingegneri che hanno redatto il rapporto ambientale, voi vedete che mentre è possibile trovare dei criteri di mitigazione per il nuovo, quello che non si riesce a, su cui non si riesce a intervenire è l'esistente, che comunque è il 99% dell'impatto. E quindi la nostra volontà è quella di intervenire parallelamente sia per mitigare il nuovo che verrà costruito lentamente, anche perché la fase economica è quella, e intanto
si spinge il recupero dell'esistente, perché questa è la strada da imboccare. Una strada che a noi sembra molto chiaramente tracciata, e tutti stanno indicando questa strada. Quello che naturalmente nessuno può nascondere nelle valutazioni che sono pubblicate già da un po' su internet, lo potete leggere, naturalmente è un cambio di rotta importante nel mondo delle costruzioni, anche nei criteri con cui intervengono i professionisti. La più grande operazione che è stata fatta dal CNA, che è il Consiglio Nazionale degli Architetti, a cui tutti dovrebbero ispirarsi nel portare avanti le politiche anche a livello locale, è quello che ha come acronimo RIUSO, rigenerazione urbana sostenibile, che è esattamente il tema che noi cerchiamo di portare avanti. La soluzione di bloccare tutto l'esistente e spingere sulla rigenerazione, che è un'opzione che per esempio stanno portando avanti in Toscana, dove è stata approvata una legge sul consumo di suolo, in Baviera hanno approvato un'altra un po' più pasticciata il 2 dicembre, anche lei sul consumo di suolo, tese a contrastare. Ma si tratta di aree, soprattutto in Lombardia, fortemente antropizzate, dove i fenomeni di sovrapproduzione sono molto alti e dove è molto più difficile pensare a una ricucitura, a una riorganizzazione di carattere ambientale. Quindi l'ipotesi che è stata avanzata è questa. Naturalmente per le aree a sud valgono le aree di trasformazione previste nella variante del 77, che non hanno problemi di carattere idraulico. E quindi giustamente potreste chiedermi, magari me lo chiederete, ma io intanto vi anticipo, e quindi non cambia niente, è un piano che ripropone la variante del 77, non c'è un grande disegno urbano, c'è un grande tentativo di ridisegnare la città, perché quello che è successo in questi 7 anni è un cambio radicale del modo di costruzione della città. C'è una vera e propria soluzione di continuità rispetto a prima, e quindi la città va reinventata da dentro, e quindi questo piano non si occupa del grande segno urbano e della forma, ma si occupa di ridisegnare la città nelle sue porosità, di riorganizzare il sistema dei servizi, di valutare la sostenibilità degli interventi e di spingere verso la riqualificazione dell'esistente. Sono utopia? No, è il modo in cui le città sono state costruite negli ultimi 2500 anni, con una piccola interruzione degli ultimi 200. Le città si ricostruivano su se stesse. I centri storici sono questa cosa qui, e dal punto di vista della qualità non si può certo dire che i centri storici negli ultimi 600 anni sono stati immobili, sono state una grande fucina di architettura, di riqualificazione, non nei grandi segni urbani che a volte sono abbastanza pure devastanti, sono un poco magari meditati, ma nella ricucitura, nella riqualificazione, nella scelta di migliorare, di adattare, di costruire una città a misura d'uomo, cosa che si fa per parti, migliorando l'esistente, riqualificando i servizi. Ecco, questa è la nostra idea. Vai. Questa è una bozza del piano struttura. Avevo una tavola del sistema del verde. Ok. Ecco, abbiamo strutturato, la faccio vedere dopo, abbastanza indicativo rispetto al tema che abbiamo sviluppato è questa tavola del sistema ambientale, dove abbiamo costruito una prima ipotesi di corridoi ecologici ambientali che ricostruiscono. L'obiettivo di questa tavola programmatico è rimettere insieme tutte le aree a verde, pubbliche e private, per costruire una grande struttura di corridoi ambientali, che è quella che vedete. Corrado, mi devi venire dietro, adesso sono un po' confiscato, vai avanti, indietro.
qua, ecco che vedete qua, sottolineati che attraversano e bucano la città, torna di là, e che sono l'elemento che permette di trasformare la città pubblica, quindi la città dei servizi dei cittadini, delle piazze, da un sistema puntuale nella città a una grande rete che è collegata in tutti i modi, dove sia gli spazi pubblici ma anche gli spazi privati svolgono un ruolo importante di carattere ecosistemico, che è l'elemento che può fare la differenza. Si diceva ieri sera in una riunione della commissione consigliare che tutte le città sono entrate nella crisi nel 2007 allo stesso modo, ma non è detto che escono tutte, e voi state vedendo, guardando in giro su internet, che i temi della riqualificazione, dell'irancio, della riorganizzazione cominciano a prendere delle pieghe diverse, ognuno cerca una strada, e la strada deve essere, è molto più efficiente che sia la strada che tiene conto della realtà locale, che massimizza i vantaggi. E Pordenone ha una serie di elementi di qualità che io da fuori vedo molto bene, e magari i pordenonesi che sono un po' viziati dalla qualità della loro città non vedono, ma oltre ad andare a Shanghai e occuparsi delle grandi cose si può anche andare a fare un giro in Veneto e nell'area metropolitana milanese, in quello che potrebbe essere la città che degrada ancora un po'. E Pordenone è un elemento, ancora un livello di qualità, e bisogna partire da lì e andare in su, e questo sistema è un sistema che permette di migliorare l'esistente, consolidare il sistema dei servizi e migliorare la qualità di quello che esiste, e poi si può pensare a tanti tipi di trasformazioni. Mi manca una tavola, e voilà. Ecco, questa tavola mi ha fatto molto soffrire, perché mi hanno dato spesso del termotecnico, perché la gente fa fatica a cambiare quando è abituato a dei discorsi di carattere formale e a pensare che il discorso dell'energia, della riqualificazione della città sia un problema che non annette all'architettura e all'urbanistica. Purtroppo per molti anni è stato così e ne paghiamo ancora le conseguenze, ma grazie a Dio il tema della rigenerazione urbana ci ha fatto capire che questo è stato uno sbaglio colossale. Il tema delle emissioni è un tema che potremmo evitarci avendo un risparmio di centinaia di milioni di euro, e che noi non facciamo non perché siamo superiori, ma semplicemente perché non siamo ancora addestrati, perché non c'è ancora know-how e c'è ancora questo atteggiamento snob, che la forma è tutto, questo retaggio crociano che non riusciamo a toglierci rispetto ad approfondire gli elementi tecnici e stare meglio. E chi è un po' più pragmatico, come i tedeschi, è riuscito su questo argomento della riqualificazione della città, del recupero dell'energia, della riorganizzazione urbana, a creare anche lì un business colossale, che non è solo la capacità degli architetti di intervenire, riqualificare e riusare l'edilizia esistente, ma anche di produrre know-how tecnica da utilizzare anche fuori dalle proprie città. Questa è una delle tante tavole che abbiamo sviluppato insieme a coloro che si occupano del piano per l'energia sostenibile, e che mette in luce gli elementi del consumo energetico della città, che potrebbe essere un assist e che verrà utilizzato come tale per individuare all'interno della città esistente le aree che avrebbero più da guadagnare in un processo di rigenerazione e riqualificazione urbana. Ecco, questi sono alcuni elementi. Su cosa stiamo lavorando? Stiamo lavorando sulla definizione del sistema dei servizi, quindi il sistema dei servizi esistenti, il loro uso e i sistemi di progetto. E i sistemi di progetto vuol dire nuove acquisizioni che non devono essere sulla carta, e quindi le nuove acquisizioni devono avere un criterio perequativo,
perché è vietato mettere nei piani delle aree se non hai la possibilità di acquisirle. E quindi l'uso della perequazione è un elemento di equità e di dignità ormai nella pianificazione in tutta Italia. L'altro tema è che il piano dei servizi non deve essere un atto d'imperio dei progettisti e degli urbanisti, ma deve uscire da una valutazione, e la conferenza dei servizi di tutti gli assessorati che gestiscono a Pordenone i servizi sta costruendo una verifica finale di tutto il sistema dei servizi per definire quali veramente servono ancora, come si può acquisirli, come si può pagarli, come si può gestirli, in modo che questa operazione vada di pari passo. E naturalmente il tema delle aree di riqualificazione all'interno del sistema urbano è il grande tema, e su quello stiamo costruendo una serie di ipotesi per cercare anche dal punto di vista normativo di intervenire eliminando alcuni problemi che ci sono, gli architetti e gli ingegneri lo sanno, dal punto di vista normativo, che riguardano sostanzialmente le limitazioni fortissime imposte dal decreto ministeriale 1444, che è quello che dà le distanze dei confini e le distanze dalle strade, e che sostanzialmente ingessa la città nelle zone esterne peggio di quello che fa il centro storico, perché il centro storico i piani di recupero le puoi fare nelle aree B di completamento. È molto più complicato riuscire a muoversi. Questo è un elemento che ostacola anche delle trasformazioni interessanti. Noi abbiamo girato per la città e abbiamo visto anche una serie di elementi, di interventi di qualità che sono stati fatti anche al limite magari della normativa, e che però rappresentano un primo segnale delle trasformazioni, delle riqualificazioni che si potrebbero fare nella città, e noi vogliamo aiutare questo elemento sostenendolo dal punto di vista del ripensamento delle norme per la costruzione e la rigenerazione della città.